Bentornati amici di Army Magazine, questa volta siamo venuti in Beretta per provare una ghiotta novità per tutti gli appassionati di armi e in particolare di arma corta. Ho tra le mani l'ultima versione della mitica M9, la M9 A4, che incorpora alcune novità molto interessanti rispetto al modello che era stato presentato per partecipare alla gara per fornire le armi da fianco dell'esercito americano. Con noi c'è Nicolò Ramos, che è il product manager per l'arma corta in Beretta, e a lui chiediamo di raccontarci un po' questa nuova versione di un mito della produzione italiana. Buongiorno, allora qui abbiamo M9 A4, quindi l'erede di M9 A3. M9 A4 si propone in un look completamente FDE con finiture Cerakot per otturatore, fusto e canna. Abbiamo una canna filettata da 133 mm, basso 1,5-28. Abbiamo poi delle novità sull'otturatore per quanto riguarda le serration che sono state introdotte sia sulla parte posteriore che anteriore. La sicura viene proposta solo tipo G, quindi funziona solo a batticane. M9A4 ha anche un otturatore predisposto per il montaggio di punti rossi, qui troviamo un Burris Fastfire. Per quanto riguarda l'impugnatura, abbiamo delle nuove guancette FDE con una nuova texture. Abbiamo un fusto con la stessa dimensione della vecchia M9A3, ma con un caricatore di capacità maggiorata, 18 colpi senza il pad aggiuntivo. Caricatore sì, con un corpo in acciaio. A proposito di materiali, fusto, Il chiaramente fusto è sempre. in alluminio per risparmiare un po' di peso. Altre novità all'interno della gamma M9A4 è il gruppo scatto con le medesime, diciamo, la geometria più o meno è stata ispirata a quella della piattaforma Competition 92X Performance, chiaramente con le dovute precauzioni perché non si tratta di una pistola dedicata completamente al mondo Competition, però appunto siamo riusciti a ridurre il reset a circa 2 mm. Lo scatto Quindi è è stato aumentata la velocità nello sparo, ma sempre rispettando la sicurezza dell'utilizzo. esattamente. Possiamo dire il prezzo al pubblico in armeria? Sì, M9A4 viene proposta in questa configurazione al netto, diciamo, del dot con una guancetta anche wraparound, quindi con la maggiorazione sulla parte posteriore del fusto, tre caricatori da 18 colpi a 1779. Nella confezione sono presenti anche le basette per adattare il punto No, rosso. queste basette sono acquistabili in aftermarket, sono le stesse che vengono proposte anche per tutta la serie 92X Performance, Optic Ready e Defensive, e sono acquistabili E sono separatamente. 5. Esatto, sì, abbiamo 5 modelli per le principali piattaforme, quindi Stunner, Aimpoint, Burris, Dotter, Seymour e Leopold, Delta Point Pro e Trigicon. Quindi ognuno si compra solo quella che poi effettivamente gli serve. Esattamente. È inutile sprecare quattro basette, insomma. Ok, non resta quindi che vedere come si comporta la linea di tiro. Abbiamo messo alla prova la M9 A4 con munizioni fiocchi, con palla blindata da 115 grammi. I risultati sono questi, questa rosata di 5 colpi a 15 metri e di quest'altri 5 colpi a 25 metri. Direi che che dire della M9 è un mito, veramente è stata utilizzata dall'esercito americano dall'85 al 2017. E non c'è niente altro da aggiungere, se non che questa versione è particolarmente adatta anche all'uso sportivo e dà veramente soddisfazioni. Direi che non c'è null'altro da aggiungere, se non che è veramente l'evoluzione di un mito. E per concludere, le nostre consuete tre raccomandazioni: non resistono armi scariche, occhio e orecchie sempre ben protette quando siete al poligono e dito lontano dal grilletto finché non avete intenzione di sparare. Ci vediamo alla prossima prova.